Due gol nei primi 45. Scamacca risponde a Iansu. Tra Genoa e Samp finisce 1-1. Un bel derby della Lanterna termina quindi in parità. Un bel derby, soprattutto un bel derby nel primo tempo tra due squadre che comunque arrivavano alla stracittadina, la partita più importante, in un momento di forma buono. Comunque la Samp veniva da tre vittorie consecutive, vittorie pesanti a Firenze contro anche l'Atalanta, quindi vittorie importanti contro anche la Lazio. Il Genoa comunque era riuscito a fare buoni punti, buoni pareggi, buoni risultati, quindi un derby che si preannunciava essere un bel derby, come non era da anni, perché comunque negli ultimi tempi Genoa e Samp hanno sempre lottato per rimanere a galla. Se andiamo un po' più indietro, magari troviamo anche derby migliori, ma non troppo ai tempi di Milito, comunque a 10 anni fa, ma anche 5-6 anni fa era molto più allettante il derby, mentre negli ultimi anni diciamo che il livello è sceso. Oggi proprio ho visto un bellissimo, bellissimo primo tempo con la Samp che passa in vantaggio con un bel gol bellissimo di Yankto che calcia di collo pieno col sinistro e la mette sotto il 7, anche se diciamo che il gol mi sembra essere viziato da un fallo non visto, comunque non segnalato su Pandev, perché a me questo fallo sembra esserci, quindi diciamo che secondo me il gol era da annullare, ma non ciò non toglie che comunque Yankto ha fatto un gol fantastico, l'ha messa veramente sotto la traversa sul secondo palo, si è fatta tutta la fascia sinistra, si è centrato e ha calciato benissimo di collo pieno sul secondo palo, un tiro non il classico tiro a giro che per carità è bello, un tiro di collo pieno sul secondo palo. Ragazzi, Perin non ha fatto niente, l'ha solo guardata perché non poteva veramente fare altro. Però poi arriva la risposta della Samp, scusate, del Genoa, affidata a Scamacca che beffa la Samp. Bello il gol da numero 9, vero? Gli arriva palla, si gira e riesce a calciare molto 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 bene incrociando sul secondo palo. Gol del pareggio del Genoa e gol che alla fine chiude le marcature perché nel secondo tempo non ci sarà nessuna altro gol. Comunque, una bella gara, un bel derby della Lanterna, sicuramente un pareggio che va un po' stretto tra virgolette ad entrambe, perché entrambe speravano nella vittoria che avrebbe dato una spinta psicologica, morale pazzesca, però un pareggio che alla fine, tutto sommato, non scontenta nessuno. E diciamo che, nonostante nessuno sognasse di pareggiare, perché i derby non, nessuno può sognare di pareggiare un derby. Però è un punto che fa molto 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 comodo ad entrambe. La Samp comunque, pur non vincendo e quindi pur interrompendo la striscia di vittorie, continua invece la striscia di risultati utili consecutivi. Se non vado errato, adesso la Samp si trova in campionato a quota 10 punti e Ranieri ha sempre messo la soglia della salvezza dei tempi dell'Eister anche a 40 punti. Quindi sulla carta, facendo questo ragionamento, mancano alla Samp 30 punti per la salvezza. Però considerando che già 10 ne ha messi da parte, non siamo messi male, ne mancano 30 per arrivare ai 40 canonici che Ranieri ha sempre indicato come quota salvezza. Il Genoa quest'anno si diceva, e io ho sempre pensato e lo penso ancora, che comunque non farà una grande stagione, però diciamo che non è partito affatto male, ha fatto buoni punti. Anche il punto di Verona è molto molto sottovalutato, perché comunque quel pareggio lì in quell'emergenza non è mica male, e anche il punto di oggi fa molto molto comodo al Genoa. Diciamo che tra le due squadre quella che recriminerà di più è senza dubbio la Samp di Ranieri. Vi ringrazio per averlo visto, vi ricordo che sarei molto 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 contento se lasciaste un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti! E noi ci vediamo domani. Buonanotte.